Let's go bitches, benvenuti ad un altro Power Personal Trainer. Siamo qui per un allenamento particolare in questo caso. Sì, c'è la mia facecam, è fatto in live. Mi piace anche fare un pochino di allenamenti in live, in modo che possiate capire perché faccio determinate cose, quando parlo in game e vi spiego un pochino di cose. Non lo so, mi viene più naturale a volte. Allora, bene, in questo Power Personal Trainer per prima cosa andremo a affrontare una cosa molto importante, ed è il riscaldamento e come fare, passare da un target all'altro, da un avversario all'altro, come allenarsi nelle situazioni concitate. Vedete molti pro player che quando sono in una situazione di uno contro due passano da un target all'altro velocemente, staccando e riattaccando la mira. Questo si chiama snapshot, che ne ho già parlato comunque nell'episodio 5 consigli che vi cambieranno. La prima cosa che vi voglio dire è che vorrei che questo episodio superasse i 1750 like, e se ovviamente lo farà, cercherò di pensare anche a un altro allenamento, in questo caso per migliorare il multitasking, già ve lo dico, come poter migliorare la vostra capacità mentale, in questo caso, di poter fare più cose contemporaneamente, di come poter guardare la minimappa e allo stesso tempo cercare di concentrarsi sul centro dello schermo, perché la minimappa è una cosa fondamentale. Se voi guardate una persona giocare o notate quando c'è la mia facecam, i miei occhi fanno questo sempre, guardano in alto a sinistra, centro, in alto a sinistra, centro, e molte altre cose, cioè come sfruttare comunque le vostre cuffie, cioè come abituarsi all'audio, come non fare leva sull'audio ma fare leva sui vostri riflessi, quindi un sacco di cose comunque interessanti per questo prossimo allenamento, sperando che supereremo 1750 like. Ovviamente spollicerete come pazzi. L'ultima cosa che vi voglio dire è che spero che commenterete qui sotto e mi direte se veramente ha fatto effetto, perché quello che mi interessa in verità è sapere che questo allenamento, questo riscaldamento vi è servito. Comunque andiamo subito a esaminare quelli che sono i settaggi. Allora, per prima cosa, la mappa sempre Fringe, non lo so, una delle mappe in cui mi trovo meglio per fare gli allenamenti e queste cose. Modalità tutti contro tutti, modifica regole, mettete il limite tempo ovviamente infinito, potete decidere se darvi un target di 10 o 20 minuti o 15 minuti, quindi non vi preoccupate, possiamo anche mettere un target qui, ma ovviamente sceglietelo voi. Io vi consiglio di fare 10 o 20 minuti comunque, non di più, non di meno, perché non ha senso. Comunque, se no, mettere il limitato come sto facendo io. Per quanto riguarda le kill, mettete il limitato, e qua dobbiamo giocare per riscaldarci, non ci interessa di arrivare a un target di kill. I bot ovviamente 18, il massimo possibile, mentre invece la difficoltà dei bot lasciatela soldata, in modo che ogni tanto qualche colpo vi arriva e vi metta rosso. Per creare una classe ho messo un VMP, in questo caso con estrazione rapida e calcio. In più ho messo post bruciatore per muovermi velocemente, utilizzare i thrust jump, cioè il nuovo sistema di movimenti, poi prestigiatore, sciacallo per raccogliere munizioni, maschera tattica per evitare shock charges, stun e altre cose, e propulsione furtiva, così proprio perché quando gioco competitive comunque ho queste cose. Allora, ora abbiamo la partita. Allora ragazzi, quello che andremo a fare, perché 18 bot a soldato mi pare, o regola, non ricordo ora la difficoltà, comunque quella base che c'è, quella di default, cioè la seconda sarebbe. Praticamente ora noi andremo a giocare una partita in cui il nostro radar avremo solamente i puntini rossi di quando gli avversari spareranno. Ci saranno 18 bot sulla mappa, quindi tantissimi. Cosa dovrete fare? Dovrete cercare di prendervi una zona della mappa e cominciare a fare più kill possibile in quella zona. Sfruttate le scivolate, salti, cambiate sul muro, passate da un target all'altro velocemente, cercate di accelerare sempre di più questa cosa. Perché? Perché vi dovete scaldare, ragazzi. State giocando comunque per aumentare, diciamo, per riscaldarvi in questo caso con le vostre armi, con il... Dovete solamente cercare di fare più kill possibili, dovete cercare di passare da un target all'altro velocemente. Come si passa da un target all'altro velocemente? Ora vi farò vedere, sperando di trovarne subito due nemici uno vicino all'altro. Comunque iniziamo, fuori uno, poi vi giriamo sull'altro, fuori due. Così dovete andare, ragazzi, dovete cercare sempre di accelerare. Challengeate tutti, non vi deve fregare niente, ragazzi. Dovrete cercare di fare più gunfight possibili. Perché questo? Perché vi state scaldando le dita, dovete avere le dita calde quando giocate, non dovete avere le mani fredde perché è inverno, siete usciti fuori, piove, abitate al nord, che ne so, tantissime altre cose, c'era vento, così. Voi dovrete cercare di sfruttare al massimo tutte le, diciamo, dinamiche della mappa, in questo caso scivolate, eccetera, eccetera. Comunque i nemici qua non si trovano. Eccolo qua, ecco qua il secondo, avete visto come mi sono staccato la mira e l'ho riattaccato sull'altra persona? Quella si chiama snapshot ed è una cosa fondamentale quando giocate, perché questa cosa vi può salvare la vita veramente, perché comunque gli avversari molte volte non sono preparati a essere feriti, specialmente quando gli ammazzate un compagno vicino, anzi molte volte vanno sotto pressione e si impanicano anche un pochino. Comunque, una cosa fondamentale anche è perché vi ho fatto mettere la seconda difficoltà di bot, non vi ho fatto mettere una difficoltà più bassa o
più alta, perché in questo caso i bot risponderanno al fuoco ogni tanto e sarete rossi, cosa che succede non sempre in partita. Quindi molte volte avere la visuale rossa vi metterà quella pressione, quell'ansietta che voi dovrete controllare per comunque sistemare la mira, mirare al meglio, eccetera. Vedete, ora mi ha risposto il boss, scusate, e io subito ho cercato di ucciderlo. Comunque, questi sono gli agganci che dovete imparare a fare. Questi sono i cosiddetti snapshot di cui vi dicevo, cioè staccare e riattaccare la mira. Mi raccomando, ragazzi, perché sono una cosa fondamentale quando si gioca, vi dà un vantaggio enorme in questo caso sugli avversari, perché vi consente di passare da un target all'altro velocemente, pure magari se siete dietro a due persone. Tante volte è difficile uccidere due persone perché l'altra persona sfrutterà i suoi riflessi e si girerà. Comunque, ragazzi, quello che voglio sapere da voi è ovviamente se questo allenamento funziona, se dopo aver fatto 10-20 minuti di questo riscaldamento e poi siete andati a giocare, in effetti avete giocato molto meglio rispetto al solito quando comunque giocate, vi collegate e vi buttate direttamente in pubblica, al posto di fare un tutti contro tutti e magari giocare male, perché non fare questo e salvarsi uno score di una partita brutta che può andare comunque a influire sul vostro radio, sui vostri punti al minuto, eccetera, eccetera. Comunque, siamo arrivati praticamente alla fine del video, ragazzi. Come sapete, io vi ho chiesto 1250 like, 1750 like, mamma mia, ragazzi, oggi veramente brutta giornata per il mio cervello, sono troppo concentrato qua a fare questo riscaldamento. Comunque, come sapete, vi ho chiesto 1750 like, spero vivamente che li metterete, perché il prossimo episodio penso vi interessi a molti, specialmente per il fatto che parla di una cosa fondamentale, cioè il multitasking, saper fare e controllare più cose contemporaneamente durante una partita e allo stesso tempo cercare di velocizzare i riflessi, quelli occhio umano. Quindi tutto deve diventare memoria muscolare quando giocate a COD, i vostri movimenti che fate con le dita, non deve essere un devo pensare oddio per fare il salto, per fare quella cosa, quando è così diventa sbagliato, perché ovviamente vi concentrerete tanto sullo sparare, sul muovervi o sul capire cosa stanno facendo gli avversari, ma vi concentrerete solamente sulle vostre mani. Quindi per fare questo ovviamente sto sviluppando una serie di allenamenti, dato che comunque penso sia una cosa che interessi a molti. Fatemi sapere belches quindi se vi è piaciuto questo video, spolliciatelo e fate superare questi cazzo di 1750 like se volete vedere ovviamente il prossimo episodio di Power Personal Trainer. Io vi saluto, boys, questo è invisibile, non si vuole far vedere, sono Power, il vostro congiocatore di Call of Duty di frontiera, e ci becchiamo al prossimo video. Let's go, bitches!